Buonasera a tutti e, e benvenuti. Sono contento che, di poter riprendere questi appuntamenti in presenza almeno una volta all'anno, eh, parlare anch'io in museo e eh, parlare di, di quello che stiamo facendo. Quest'anno però non potevo esimermi eh, da, da fare un riferimento alla, agli eventi che stiamo celebrando. Il eh, bicentenario, abbiamo celebrato nel 22 della um, decifrazione della stella di Rosetta e al contempo il 22 è anche il centenario della scoperta di, di Tutankhamon. Poi le varie celebrazioni di Tutankhamon si succedono perché nel 22, eh, come vedremo fra poco, si comincia a scavare la tomba, si entra eh, nell'anticamera e poi invece sarà. A febbraio del 23, che si entrerà nella camera sepolcrale, e, e poi ci saranno, come vedremo, vari appuntamenti che porteranno allo oh, scavo completo della tomba. Arrivo a questo appuntamento che avevo volutamente fissato il 31 gennaio perché pensavo potesse coincidere anche con eh, la pubblicazione del libro che ho scritto rivisitando la scoperta di Tutankhamon. E il ruolo di Tutankhamon, eh, però per colpa mia eh, sono arrivato in ritardo e per cui il libro dovrebbe essere eh, in uscita a, a Pasqua, uscirà per i tipi di Franco Cosimo Panini che sta facendo adesso un lavoro eccellente di eh, revisione di quanto ho consegnato e eh, un lavoro altrettanto difficoltoso. Di corredo di eh, numerose immagini. E allora oggi vi porterò in un viaggio molto veloce di quello che poi con più puntualità sarà ehm, esposto nel libro. Un, il libro che vuole essere non eh, semplicemente un resoconto della scoperta di Tutankhamon, ma vuole essere un'analisi di quello che fu la fine del periodo di Amarna, la complicatissima successione di Achenaton il ritorno a Menfi, a Tebe, all'ortodossia e eh, al contempo la storia eh, di eh, Carter. Perché oggi, in questa oretta in cui stiamo assieme, vorrei raccontarvi la, la storia di due ragazzi la cui vita si incrocia. E uno è Tutankhamon, che adesso pian piano andremo a introdurre, e uno è Carter, che per la prima volta arriva in Egitto nel 1890, farà potrà collaborare con, le con gli massimi egittologi dell'epoca, andrà a scavare a Beni Hasan con Pichi, lavorerà con Newberry e, e si formerà sul campo tanto da entrare nel 1899 nel servizio delle antichità come ispettore dell'Alto Egitto. E poi Tutankhamon, un ragazzo che diventa sovrano giovane. Eh, a otto anni, in un periodo complicatissimo, forse uno dei periodi più complicati della storia antico-egiziana, quello che eh, Jan Asman ha voluto definire la cesura amarniana, che lascerà, e eh, cito le sue parole, una cripta nella memoria che poi confluirà in una serie di reinterpretazioni di quello che fu quel periodo di cesura. Di rottura profonda con la tradizione e, come ci insegna Asman, anche un periodo di profonda crisi, perché per la prima volta vennero introdotte alcune categorie, giusto e sbagliato, coloro che si potevano salvare perché appartenevano alla religione che era stata rilevata, eh, rivelata al sovrano e coloro invece che non erano nella verità. Ma allora per comprendere cosa succede da Marna dobbiamo fare un passo indietro e prima di parlare di Amenote IV, che poi diventerà Kenaton, soffermiamoci un attimo sul padre Amenhotep III. Qui vedete una magnifica statua, la rappresentazione del volto di Amenhotep III che si trova al uh, British Museum, poi vedremo adesso dove uh, una replica di questa è stata uh, poi um, portata. E se riesco ad andare avanti, cosa che non riesco a fare, sì, eccoci, e vediamo un'altra rappresentazione di Amenotep III tradizionale che rispetta i canoni. Antico egiziani, vedete qui il nemes, il cobra, le eh, fatture completamente eh, usuali, che siamo usuali eh, conoscere, e assieme ad Amenhotep III eh, non si può dimenticare la sua sposa, la Hemet Veret Nesut, la grande sposa reale, la regina Tie. Rappresentata qui in un gruppo scultoreo in faience e qui in una rappresentazione magnifica che è conservata al Neues Museum di Berlino. Guardate come. Eh, eh, la trasformazione del volto come il segno del tempo come nell'incarnato si possa far vedere per la prima volta in quella che noi definiremo l'arte amarniana anche la trasformazione del tempo non si può certo parlare di ritratto ma si può dire che si lascia quella, eh, que quella rappresentazione stereotipica e quella idealizzazione per poter estremizzare in alcuni punti lo vedremo poi eh, con Akhenaton alcune caratteristiche eh, del corpo e delle trasformazioni del tempo. Sappiamo che il matrimonio fra Amenhotep III e Tie, la grande sposa reale, è un matrimonio che viene celebrato in una serie di scarabei che sono appunto gli scarabei del matrimonio. E tutti noi conosciamo la magnifica statua di Amenhotep III e della regina Tie che domina nel museo egizio. Del Cairo. Ma perché vi voglio parlare di Amenhotep III? Perché voglio cominciare da lui? Perché fu proprio Amenhotep III a partire dal suo Hepset, dal festival che veniva celebrato a 30 anni dall'ascesa del regno, e soprattutto nei due secondi Hepset del 34 e del 37 anno di regno, che assistiamo a una profonda solarizzazione del culto. Questo è evidente nelle trasformazioni anche architettoniche che vediamo ad esempio nel Tempio di Luxor. Indicato con la lettera B è la grande corte solare di Amenhotep III e vedete che c'è questa apertura, questo dialogo fra coloro che si trovano nel Tempio e la divinità solare. Amenhotep III è anche da tutti noi conosciuto per il Tempio di milioni di anni che costruì a Tebe ovest, il Tempio che molti conoscono sotto il nome dei Colossi di Memnon, anche se ben sappiamo che Memnon nulla ha a che fare con Amenotep III, che non è una diminuzione del suo nome, ma è un'attribuzione fatta in epoca classica, questa è stata una um, sì, attribuzione fatta a Memnon, che era un principe etiopo, etiope figlio dell'aurora che era morto nella guerra di Troia e questo nome a queste statue era stato dato per il sibilo che le statue facevano al mattino quando con il cambio di temperatura e con l'escursione termica dalla notte al giorno emettevano questo sibilo e si riteneva che fosse la dea Eos, la dea dell'aurora che veniva a piangere il figlio defunto. Vi ricordate la statua del British Museum, la testa del British Museum? Bene, è una eh, copia, è stata posta su una statua che è stata rieretta da uh, Uric eh, Suscusian che scava da anni eh, seguendo eh, le orme eh, del marito, il professor Stadelman, che eh, mh, hanno cercato in tutti i modi di salvare. Il tempio. il tempio, che eh, è in una zona molto umida, devono scavare in condizioni anche molto difficili. Hanno cercato di isolare quello che era il perimetro del tempio e hanno del tempio di trovare e di riereggere una serie di statue. Ecco così che a nord ci sono questi due, colo due nuovi colossi che sono stati eretti negli anni 10 del 2000. E nel 2006, durante i lavori eh, di, un, um, di scavo di un trench per mettere delle pompe che potessero permettere di abbassare il livello dell'acqua sono state trovate una serie di statue magnifiche come questa che fa vedere il eh, sovrano Amenhotep III con la divinità solare Rauhorachti. E se andiamo verso il periodo che è fra l'anno 34 e 37 vediamo che le statue di Amenhotep III assumono un aspetto che man mano va cangiando. Vediamo questi occhi, mandorla pronunciata, e questo, questo volto che sembra sempre più il volto di un fanciullo. C'è una rigiovinizzazione del volto. Man mano che il sovrano aumenta negli anni, via via le sue fattezze diventano quelle di un fanciullo, quasi che la forza rigeneratrice del sole, del sole suo padre, possa avere un effetto su di lui. Come sapete l'egittologia ha molto speculato se gli ultimi anni di regno vedono anche la correggenza con il figlio Amenhotep IV, che poi cambierà il nome in Achenaton, il faraone rivoluzionario, alcuni lo definiscono il faraone eretico, colui comunque che lasciò per sempre il segno e cambiò definitivamente il, il culto, eh, la concezione del Dio. La, uh, il governo della religione in cui il sovrano aveva un ruolo fondamentale nella concezione di Achenaton soprattutto a partire dall'anno 5 vi è una specie di triade che è costituito dall'Aton il grande disco solare Achenaton e la moglie Nefertiti lui sceglie una nuova sede per la sua capitale. Questa capitale, che si chiama Aachet Aten, l'orizzonte dell'Aton, viene delimitata da una serie di stele di confine. Dove eh, viene detto ripetutamente che il sovrano ha avuto da Dio direttamente l'indicazione del luogo dove costruire questa capitale, che è una terra vergine dove mai piede d'uomo aveva, ehm, era stato posto. E proprio perché il Dio gliel'aveva comunicato, lui era in grado di costruire questa nuova capitale. Scrive poi il grande inno all'Aton, forse uno eh, dei testi antico-egizi più conosciuti. Eh, vi voglio leggere solo alcune parti che prendo qui dalla traduzione eh, di Edda Bresciani. All'alba sorgi sull'orizzonte e risplendi come Aton durante il giorno, scacci le tenebre ed hai i tuoi raggi. Le due terre sono in festa ogni giorno, svegli e in piedi, tu le hai alzate, lavano le loro membra, prendono le vesti, le loro braccia sono alzate in adorazione del tuo sorgere. La terra intera compie il suo lavoro, ogni animale è contento al suo pascolo, alberi e cespugli verdeggiano, gli uccelli volano dal loro nido, con le loro ali alzate in adorazione del tuo ca. Gli animali selvatici, tutti saltano in piedi, quelli che volano e quelli che si posano, vivono quando sorgi per loro. Le barche navigano secondo corrente o contro corrente, perché ogni via è aperta quando sei sorto, i pesci nel fiume guizzano davanti a te, i tuoi raggi penetrano fino in fondo al mare. Una visione idillica del, del mondo dove il dio Atom e la natura, la compenetrazione del dio Atom con Hapi, il dio Nilo, possono permettere la vita nel eh, paese appunto bagnato dal Nilo. E poi però per la prima volta anche questo afflato internazionale, non solo l'Egitto, ma l'attenzione del dio Sole, o meglio della sfera solare. Eh, appunto, lato rivolta anche a coloro che non sono egiziani perché viene sempre detto nel grande inno. Come sono eccellenti i tuoi consigli, Signore dell'eternità. Il Nilo nel cielo è per i popoli stranieri e per gli animali di ogni deserto che camminano sui loro piedi, mentre il Nilo viene, viene dall'aldilà, mentre il Nilo vero, scusate, viene dall'aldilà per l'Egitto. Ecco quindi che Dio nella sua bontà ha creato il Nilo, ha reso l'Egitto il dono del Nilo, ma al contempo ha voluto Donare agli altri popoli perché possano avere la vita il Nilo nel cielo, ovvero ha donato la pioggia. E in questa nuova dimensione, in cui Laton permae alla natura, Achenaton. Trova per se stesso un ruolo fondamentale. Eccolo quindi che non è più solo il sovrano, non è più solo il garante di Maat, non è più solo l'intermediario fra gli dèi e gli uomini, ma egli stesso è il primo profeta del Dio, è colui che con i suoi uffici deve fare in modo che appunto Mahat e la vita possa essere in Egitto. E accompagnato nella sua opera c'è e viene accompagnato da Nefertiti. Hemet Veret Nesut, la grande sposa reale, che vediamo qui rappresentata assieme alle loro figlie in una celeberrima stele di Berlino. Due cartigli che citano Laton e in tre cartigli invece con i nomi di Achenaton, perché anche Laton, anche a vengono dati, eh, due cartigli anche all'Aton da, viene data una titolatura regale. E di nuovo queste scene che si ripetono in cui il sovrano è il primo ad officiare e davvero diventa il grande sacerdote. È anche un periodo di internazionalità, è il periodo cosiddetto delle lettere di Amarna, è il periodo di rapporti internazionali in cui la lingua di comunicazione è l'accadico con la presenza anche di dizionari che permettono la traduzione dall'accadico al geroglifico. Come dicevo. Accanto a lui c'è Nefertiti che dall'anno quinto assume anche un titolo Anchet Heperu Re, eh, vive nelle forme di re. Guardate qui la cerleberrimo, il cerleberrimo busto che è conservato a Berlino, trovato nel eh, laboratorio di Geuti Mess, uno dei pochi artisti di cui conosciamo il nome e guardate la meraviglia di questo busto. Ehm, di questo busto, dove senza nessuna linea netta si vedono le forme che danno vita all'incarnato, guardate anche la linea nelle palpebre che rende così vivido eh, questo celeberrimo busto, appunto. Succede qualcosa di fondamentale ad Amarna nell'anno 12. L'anno 12 è attestato da una serie di tombe di alti ufficiali ad Amarna e forse la più importante è quella di Mary Re II, responsabile dei giardini di Nefertiti. In questo evento succede che i dignitari internazionali vengono a pagare tributo ad Amarna. Molti hanno messo in relazione questo con il fatto che Probabilmente proprio in quell'anno si fossero finiti i lavori di costruzione della capitale e che quindi finalmente il, um, il, la capitale fosse pronta e che i uh, diplomatici stranieri potessero venire e che Achenaton e Nefertiti potessero ricevere i tributi. Sempre però in quella rappresentazione, e lo vedremo fa poco, vengono nominati un altro sovrano, Smen ka Re, il quale pure ha un nome Ancheperu Re, e la figlia di Achenaton Meritate. Andiamo a vedere una stele che ha fatto notevolmente discutere gli egittologi. È una stele non finita che si trova a Berlino, in cui si è molto discusso se coloro che sono rappresentati siano Achenaten e Nefertiti, eh, Achenaten è rappresentato con eh, la corona blu e Nefertiti con la corona dell'Alto e del Basso Egitto. Vedete che c'è un po' un, um, un problema, ci sono dei cartigli che sono vuoti, ci sono... Sono ripetute una coppia di cartigli, prima in basso, poi a fianco del disco solare. E poi ci sono tre cartigli. E i tre cartigli pongono un po' un problema, perché il sovrano dovrebbe avere due cartigli, quantomeno: il prenome, e poi eh, 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 il, no, il prenome che ha assunto al momento in cui è diventato sovrano e il suo nome ufficiale. E il terzo, quindi. allora si era inizialmente ritenuto che questa stele rappresentasse Achenaton en Smenkare, ovvero Achenaten e quest'altra figura sulla quale tornerò fra un attimo. Che ad un certo punto, nell'anno 12 probabilmente, perché proprio nell'anno 12 Achenaton, en, perché Smenkare viene rappresentato nella tomba di Merire II, quindi il grande sovrano Achenaton, una volta ultimata probabilmente la capitale, nell'anno 12 sente la necessità di chiamare con sé al trono un correggente. Innumerevoli egittologi si sono soffermati su quanto è rappresentato qui. Eh, eh, cioè, da 1970 c'è stata una discussione eh, che continua fino ai no giorni nostri per vedere chi siano le due persone rappresentate, addirittura se qui si potesse pensare a una rappresentazione di due sovrani uomini, Smenkare e Achenaton, in un atteggiamento eh, che, che ricorderebbe addirittura quasi un atteggiamento omoerotico. Ma è Smenkare rappresentato qui? o è, come ci dice la didascalia oggi, del ehm, Neues Museum Nefertiti. Beh, su questo tornerò fra un attimo. Sempre nella scena che è nella, eh, nella tomba di Merire II, come vi dicevo, vediamo un altro sovrano, Smenkare, accompagnato dalla figlia maggiore di Achenaton, Mary Taten, che è sua sposa reale. Cerchiamo di riassumere un attimo. Abbiamo Amenhotep III e Tie, sua moglie, che hanno un figlio, Amenhotep IV, il quale cambierà il nome in Achenaton, però ha un uh, uh, prenome Necher-Heperu-Re, boa re Poi abbiamo Nefertiti, sua moglie, la quale già dall'anno V uh, assume un uh, prenome che è An-Heperu, poi abbiamo un fantomatico Smenkare, che è un corregente, che regna probabilmente a partire dall'anno 12 o dall'anno 13 per un anno. E poi prima che arrivi Tutankhaten abbiamo ancora un Nefer Neferu Aten. Beh, come vedete è abbastanza complesso, Beh, ve lo rendo ancora un po' complesso, ancora un po' di più. Nella Valle dei Re viene scoperta, qualche anno prima della tomba di Tutankhamon, un'altra tomba fondamentale, la KV-55. All'interno di questa KV-55 viene trovato questo sarcofago molto famoso fra gli egittologi che, vedete, è stato profondamente danneggiato, in cui il volto oh, è stato attaccato, questo sarcofago ha subito una damnazza memoria e in cui i cartigli non sono più leggibili. La mummia, molto danneggiata, trovata all'interno eh, nel 1907, pensate che fra coloro che eh, operarono lo scavo ci furono anche Arthur Weigel che era ispettore delle antichità. Eh, la mummia ha subito una serie di interpretazioni. Innanzitutto, rispetto all'età, quanti anni aveva? Ne aveva 20, come si ritenne all'inizio? O possiamo alzare l'età fino a 40, questo è un discrimin fondamentale per cercare di capire chi sia? Perché si è voluto ad un certo punto pensare che questo fosse il sarcofago di Achenaton e che facesse parte di una sepoltura secondaria che il giovane Tutankhamon volle portare avanti quando, arrivato al regno, decise di portare a Tebe i resti mortali di Achenaton, che potrebbe essere suo padre, ma su questo ci ritorniamo fra un attimo: della nonna che era morta, Tie, e avendo. Fatto una sepoltura in una tomba nella Valle dei Re, nella tomba KB55. Ebbene, la mummia trovata all'interno è stata analizzata, si è stata fatta l'analisi del DNA e si è potuto stabilire che vi sia un rapporto di parentela diretta di primo grado fra la mummia che vi è qui all'interno e la mummia di Tutankhamon. Significa quindi che abbiamo trovato la mummia di Achenaton e che Achenaton è il padre di Tutankhamon, abbiamo un frammento trovato eh, che, che, di Tutankhamon che ci dice nato dalla propria carne reale, che quindi Tutankhamon è il figlio del sovrano, ma è il figlio di Achenaton. Beh, James Allen è tornato recentemente sulla questione analizzando i dati eh, genetici ed è arrivato alla conclusione che in realtà non è, tutto questo non sia così pacifico. Innanzitutto perché bisogna analizzare poi anche il DNA di due feti che sono stati trovati all'interno della tomba di Tankamo e se analizziamo gli alleli presenti nel genoma, Abbiamo un problema perché la persona che si trova nella KV-55 non può essere contemporaneamente il padre di Tutankhamon e di Ankes en Amon, mh, moglie di Tutankhamon e che sappiamo essere figlia di Achenaton e di Nefertiti. Si comincia quindi a porre l'idea che colui il quale è nella KV-55 probabilmente è... Ehm, Smencare e perché probabilmente Tutankhamon sia il figlio di Smencare. Abbiamo una stele non finita di Berlino in cui vediamo rappresentati quasi con la stessa altezza Achenaton, che è seduto, Nefertiti, che è in piedi, ma guardate, Nefertiti in piedi ha la corona blu e ha un ureo, ha una tipica rappresentazione di fattezze e regali. Allora forse potremmo dire che. Achenaton regna assieme a Nefertiti, che poi ad un certo punto ha un uh, corregente che è Smenkare, Anche Smenkare, e che poi ci sia uh, un nuovo corregente che è Nefer Neferu Aten. Questa io l'ho chiamata ipotesi 1 perché c'è un altro problema che vedete, di un principe Tita che si chiama Zananza. E allora mi permetto di leggervi un passo delle gesta di Sciupuliliuma, che è stato trovato negli archivi Titi di Bogazkoi in Anatolia e che ci raccontano una serie di fatti che riguardano il re Tita. Il testo ci dice, e ve lo leggo da una traduzione fatta da Dodson. Dal momento che il loro sovrano Nip Kururia è morto e la Dakamanzu, che era la regina dell'Egitto, mandò un messaggero a Shupuliuma, gli scrisse: "Mio marito è morto e non ho figli, ma dicono che tu abbia molti figli. Se tu mi mandi uno dei tuoi figli, lui diventerà mio marito. Sono spaventata." Quando Shupuliluma udì ciò gli grandi uomini del Consiglio e disse mai prima d'ora mi è capitata una cosa del genere, per cui Shupuliluma mandò a Tushazziti, il ciambellano in Egitto dicendo vai e riportami la verità, forse mi stanno ingannando, forse vi ho un figlio del loro Signore e mi deve riportare la verità. Allora, purtroppo, e eh, eh, ci mette eh, un po' di tempo, eh, manda eh, Hani e alla fine questo sovrano ittita eh, che dovrebbe sposare una vedova egiziana viene ucciso. Ma chi era questa vedova egiziana? Ebbene anche su questo oh, i, gli egittologi sono, oh, sono divisi, ovvero perché abbiamo dei problemi di cronologia. Eh, questo fatto è avvenuto dopo la morte di Achenaton e quindi possibilmente Nefertiti ha chiesto un marito o è avvenuto, cosa che riteniamo oggi molto più probabile, dopo la morte di Tutankhamon? Allora lasciatemi darvi un'ipotesi che per ora è la nostra ipotesi di lavoro. Dopo il trasferimento della capitale ad Amarna, Attorno all'anno 12, così come rappresentato nella tomba di Meri Re II, Achenaton decise di avere come correggente ehm, Smenkare. Smenkare è probabilmente un suo fratello minore, legittimato quindi alla regalità dal fatto di essere anche lui figlio di Amenhotep III. La decisione può essere dovuta a una serie di cose, al figlio maschio che non arriva, ha avuto sei figlie femmine con Efertiti, ha avuto un'altra figlia femmina eh, con Chia, si unirà poi con le tre figlie maggiori, dalle quali di nuovo nasceranno delle figlie femmine. E Tutankhamon quindi, Tutankhamon, eh, che si chiamava Tutankhaten, potrebbe essere un figlio di Smenkare, avuto da una moglie precedente, probabilmente avuto da una sua sorella presa in sposa e quindi non figlio di Meritaten, che in effetti era molto giovane all'epoca del matrimonio e si calcolano non più di 12 anni. Alla morte di Smenkare, Achenaton eh, decide di prendere un altro corregente e a quel punto il piccolo Tutankhamon era davvero piccolo. Aveva 3-4 anni e non aveva avuto altri figli maschi, suo fratello era morto e decide di prendere come correggente forse la persona di cui lui si fidava di più, che era eh, Nefertiti, e Nefertiti quindi regnerà con il nome di Ancheperu re, e a volte troviamo anche scritto Anhet Heperu Re, quindi con la desinenza in femminile Nefer Neferu Aten. La cosa singolare è che 2800 degli oggetti di corredo che sono stati trovati all'interno della tomba di Tutankhamon hanno il nome in varie declinazioni di Ankhet Heperure, Nefer Neferu Aten. Non possiamo sapere perché, e qualsiasi conclusione sarebbe solo a livello di ipotesi, perché se dicessimo probabilmente morto inaspettatamente, bisognava trovargli un corredo e quindi è stato usato il corredo di Nefertiti che non era stato in toto utilizzato. Non abbiamo termini di paragone, non abbiamo nessun'altra tomba che ci permetta di vedere quanto del corredo prodotto venisse utilizzato, quando venisse riutilizzato perché, come sapete, purtroppo le altre tombe sono state depredate. Tutta questa interpretazione relativamente nuova è possibile grazie al fatto che è stato trovato un graffito in cui si dice che nell'anno 16 di Achenaton Nefertiti era ancora viva. Noi pensavamo che fosse scomparsa a partire dall'anno 12, quindi era ancora viva e quindi probabilmente lei può essere quella Ancheperu Re, Nefer Neferu Aten, assieme a delle iscrizioni in cui si capisce bene che... Eh, questo Neferu Neferu Aten deve essere una donna. Nella tomba di Tutankhamon è stata trovata un'iscrizione in cui c'è scritto Ahet en His, eh, ovvero è funzionale, efficace per suo marito. E Meritaten, la moglie di Smencare, che fine ha fatto? Beh, proprio a Saqqara, dove anche il museo scava, un po' più a nord rispetto al nostro scavo, a Lanzivì. Ha fatto all'inizio degli anni 2000 una ehm, scoperta molto interessante. Ha scoperto la tomba di Maia, nutrice di Tutankhamon. Qui vediamo il giovane Tutankhamon in braccio a Maia. E ha ipotizzato che quel nome Maia fosse un nome ripensato dopo la fine della cosiddetta eresia amarniana e che Meritaten avesse cambiato il suo nome in Maia. Capite quindi la complessità del periodo? Non sappiamo neanche in grado di definire con. perché vi ho riassunto, sebbene un, un aspetto complesso, vi assicuro con estrema semplicità, perché la questione in realtà è molto complessa e molto intricata. Ricordiamoci anche tutte le volte. Come mai le interpretazioni possono divergere così tanto? Perché se mi avete un po' ascoltato, le fonti che citiamo sono pochissime. Ricordiamoci che rispetto all'antichità classica parliamo di un periodo molto più antico in cui davvero un graffito, un'attestazione letteraria a volte ci permette di formulare un'ipotesi e come tale va considerata ipotesi di lavoro perché nuove attestazioni potrebbero cambiare completamente. Le nostre interpretazioni. Pensate che quando fu scoperta la tomba di Tutankhamon, Lord Carnavon sperava che all'interno ci fossero dei papiri che permettessero di dipanare il susseguirsi storico del periodo, appunto per la difficoltà di questa questione. Ovviamente, certo, papiri storici non si potevano trovare attorno a una tomba, ma ci si era resi conto che si era trovata la tomba di un faraone che era fondamentale per capire la fine di una delle epoche più difficili dell'Egitto. La stele della restaurazione di Tutankhamon, che qui vedete, ci dice: i templi e le città degli dei dell'idea, a cominciare dall'Efantina per arrivare alle paludi del Delta, sono in rovina e i loro santuari ridotti a macerie coperte d'erba. Gli dei ignorano questo paese. Se un esercito è mandato in Siria per estendere i confini dell'Egitto, non ha alcun successo. Se una persona prega una divinità per ottenere una grazia, non ottiene risposte. Quindi il giovane Tutankhamon non solo sposta la capitale, deve ripristinare il culto, deve trovare una modalità di interazione con i sacerdoti, deve riaprire i templi, deve pensare alla traslazione dei resti mortali della sua famiglia. E cosa conosciamo di Tutankhamon? Purtroppo molto poco e molto di ciò che conosciamo lo dobbiamo alla sua morte, al fatto che venne scoperta. La sua tomba, che è la KV62, e venne scoperta per un caso assolutamente fortuito. Allora, vi ho detto, è l'incontro di due ragazzi. Di un ragazzo, abbiamo cercato di dire qualcosa, non sappiamo con precisione nemmeno chi fosse il padre e chi fosse la madre. Sappiamo che a otto anni si trova ad essere il successore di Nefer Neferu Aten, che si trova a porre fine all'eresia marniana, che si trova a spostare una capitale e probabilmente di questo ragazzo avremmo conosciuto solo la stele della restaurazione se il caso non avesse voluto che nel 1922 venisse alla luce la sua tomba ma anche la sua tomba è stata protetta dal caso perché forse l'aspetto più importante della sua tomba è questa è una baracca di età ramesside che si trovava immediatamente sopra alla KV62 e che era stata utilizzata dagli operai che avevano costruito la tomba di Ramses VI, la KV9 che era lì immediatamente vicino. Cos'era successo nel frattempo? Allora vi ho detto che Carter va in Egitto nel 1890, nel 1899 diventa ispettore dell'Alto Egitto Viene eh, nel 1905, poi succede un incidente a Saccara con dei turisti francesi e viene licenziato. Lui si rifiuta eh, eh, di chiedere scusa, in realtà aveva perfettamente ragione Carter. I turisti erano stati insolenti eh, nei confronti dei guardiani eh, che richiedevano loro un biglietto per entrare all'interno di una tomba. Carter, in maniera egregia, difende il suo personale difende l'operato dei custodi eh, però per il ruolo che aveva la Francia allora in Egitto eh, il direttore generale delle antichità gli chiede eh, di chiedere le scuse lui non lo farà aveva un carattere eh, molto oh, molto duro e quindi eh, viene prima mandato nel delta e poi viene licenziato comincia a lavorare come ehm, esperto di antichità eh, vende delle antichità come antiquario finché nel 1908, ma spero, non lo mette in contatto con un quinto conte di Carnavon che come molti inglesi dell'epoca, eh, facoltosi, desideravano eh, avere un'attività eh, che permettesse anche loro di eh, trascorrere parte del tempo in Egitto. Ovviamente eh, vi erano anche degli interessi economici perché la legge egiziana... Eh, Stabiliva che ci potesse essere un partage, che si potessero dividere gli eventuali oggetti trovati fra coloro che scavavano e lo Stato egiziano. Gli scavi però vanno un po' a rilento. Carnavon non è contento, fa partire degli altri scavi a Meir, vuole avere dei risultati. Tanto che, nell'estate del 22, Carter si sì, reca da Heichler, a casa di Carnavon, per chiedergli di poter scavare un'altra stagione, di poter scavare attorno alle baracche ramessidi, al centro della valle dove non era ancora intervenuto, e gli dice anche dammi solo la possibilità di farlo, sono disposto a di pagare con i miei soldi e permettimi di scavare a novembre, prima che ci sia il flusso degli turisti stranieri. Iniziano a scavare il primo novembre, si trova il 2 novembre, già il primo gradino, i gradini diventano 12 e il 4 novembre lui può scrivere eh, questo nelle sue note che oggi sono conservate al Griffith Institute. First Types of Tomb Found: Trovati i primi gradini di una tomba. La documentazione della tomba conservata al Griffith Institute ci permette di percorrere passo passo quello che era avvenuto in quei giorni, la prima gradino trovato, i gradini che andavano fino in fondo e, e la vista in fondo di una porta murata, porta murata che riportava ed era inconfondibile il sigillo della necropoli. C'era Anubi con sotto nove eh, prigionieri con le mani legate dietro la schiena. Nel telegramma che ehm, Carter mandò a Lord Carnavon scrisse Trovata tomba intatta, congratulazioni. Loro si recano, oh, si precipitano ovviamente in Egitto. Arrivano il 23 novembre a Luxor, ripartono gli scavi. Nel frattempo Carter ha fatto mettere un cancello alla uh, fine della scalinata, ha fatto ricoprire eh, di sabbia i gradini che aveva trovato e fa mettere dei custodi. Il 23 novembre cominciano a liberare la, uh, la scalinata. Arrivano pian piano alla uh, porta murata e trovano immediatamente un segno che fa capire a Carter che c'è qualcosa che non va. Lui vede nella parte altra a sinistra e nella parte in basso a destra dell'intonaco di colore diverso e capisce che la tomba era stata derubata e penetrata in passato e capisce che queste penetrazioni erano state duplici. Opera poi un foro nella prima uh, porta murata e vede che il corridoio è coperto di detriti e comincia a capire anche quello che è successo: che probabilmente ci sono stati due momenti di furto, un furto probabilmente immediatamente dopo il funerale. Infatti, nella tomba non si troveranno unguenti, non si troverà profumo, non si troverà uh, vino, a parte una giara di vino datata ad Amenhotep III. E trova che poi il corridoio fra le due tombe murate era stato ricoperto di detriti, mo, che era un deterrente per i ladri, per fare in modo che chiunque andasse non si potesse più introdurre notte tempo all'interno della tomba, ma dovesse prima scavare un cunicolo fra questi detriti, cunicolo peraltro che poi lui troverà. E questo peraltro, ve, allora qui vediamo Carter eh, con Lord Carnavon e la figlia, e, eh, questo, um, Consapevolezza che la tomba era stata depredata per Carter è un elemento fondamentale pensando a quello che poi potrebbero essere i risultati anche economici della tomba, ovvero la legge diceva che il partage non si poteva operare nelle tombe che erano intatte, ma se la tomba non era intatta si poteva parlare di eh, eh, operare. Un, uh, un partage e questo sarà fondamentale lo vedremo fra poco anche per il congivento del Metropolitan Museum of Art allora entra Carter eh, nella tomba eh, svuota il eh, corridoio fra le due porte e finalmente il 26 novembre si trova di fronte ad una seconda porta alle 4 del pomeriggio decide di operare un foro all'interno di quella porta, di mettere all'interno una candela, ci vuole un po', si devono fermare perché esce dell'aria calda. Lui ci vuole, una, ci vuole un attimo di tempo perché i suoi occhi si abituino a quella vista e Lord Carnavon gli chiese: Cosa vedi?. E questa è una delle frasi entrate nella storia, ma è una delle frasi, se volete, di un falso entrato nella storia perché lui avrebbe risposto: Vedo cose meravigliose. In realtà. Non disse questo, ma questo entrò in uno dei tre volumi eh, del resoconto della scoperta della tomba in cui Carter chiese aiuto a Mays, che era professore di letteratura inglese, di dare un certo stile al suo racconto e quindi lì si lesse vedo cose meravigliose. Però pensate, eh, eh, perché è facile giudicare, ma pensate per un attimo di essere nel nei panni di um, Carter. Avete finalmente nella valle di Re, dopo che la valle di Reda era stata scavata dalla seconda metà dell'Ottocento, trovato per la prima volta una tomba che è stata in parte depredata, però avete messo dentro la candela, avete visto tramite il pertugio che c'è del luccichio, che c'è dell'oro. La curiosità è, ma i ladri sono penetrati nella camera sepolcrale? Ci sarà rimasta la mummia? Avremo per la prima volta il sarcofago di un faraone e riusciremo a capire come è stato sepolto. Allora non ci risulta difficile capire cosa successe quella notte. E noi l'abbiamo scoperto dopo. L'abbiamo scoperto da una lettera di Lady Evelyn, scritta a Carter. L'abbiamo letto da Alfred Lucas, che è il chimico che lavora nella missione, che ne parlerà dopo la morte di Carter. Carter Dirà che quel 26 novembre dormirono pochissimo perché tornarono in casa al Carter Castle 2, come lui chiamava la sua casa, il castello di Carter numero 2, che è la casa di Carter, che voi potete vedere ancora oggi all'imboccatura verso la strada che va nella Valle dei Re. Castello di Carter numero 2, perché quando lui era stato ispettore, a partire dal 1899, viveva invece vicino a Medinetabu, più a sud. Ebbene, quella sera lui è tornato a casa. Decide, lui, Lord Carnavo e eh, Lady Evelyn, decidono di tornare nella tomba. Pensate le citazioni di entrare, di entrare nell'anticamera, e, e questa è, è la situazione. Quindi, la vedete ci sono le scale, c'è una prima costrizione, poi un corridoio, una seconda porta, e poi si entrava, scusate, nell'anticamera. L'anticamera, però, è anch'essa bloccata da una porta. La porta aveva nella parte inferiore dei cesti di vimini che erano messi su una parte in cui l'intonaco era stato rifatto. Bene loro spostano questi cesti, fanno un uh, buco ed entrano nell'anticamera e vedono che ci sono delle cappelle inserite l'una sull'altra che però a partire dalla seconda i sigilli sono ancora intatti. E quindi capiscono che il corpo di Tutankhamon è ancora lì. Beh, pensate all'eccitazione. La, allora, Lady Evelyn dice in una lettera scritta il 26 dicembre del 1922 eh, a, um, a Carter: dice Quando mio padre non si sente bene e gli voglio tirare su il morale, ho due modalità. O gli faccio bere dello champagne, oppure più effetto della champagne raccontargli di quella notte del 26 novembre. Ci sarà l'apertura ufficiale il 29 novembre con la co-direttore oh, eh, del Service des Antiquités e, e si deciderà che prima di aprire la seconda porta bisognava scavare l'anticamera. Guardate il, eh, le condizioni in cui era l'anticamera, guardate peraltro la porta. Che conduceva alla camera sepolcrale, vedete quel cesto di vimini che è messo lì a coprire un buco che insomma non si doveva vedere, perché poi l'apertura ufficiale della camera sepolcrale sarà il 13 febbraio del 1923. Bene, pensate, pensiamo ancora una volta di essere nei panni di Carter e era lì praticamente da solo, aveva a sua disposizione i Ruasa che sono coloro che davvero hanno scavato la tomba, che sono gli espertissimi archeologi egiziani che conducono lo scavo giorno per giorno e lui al contempo poi voleva però una squadra che fosse... Una squadra multiforme che permettesse di avere tutte quelle competenze che uno scavo del genere richiedeva. Vi do un dato perché 1922 è l'anno della scoperta. L'ultimo oggetto lascia la tomba nel 1932. Dieci anni per scoprire la tomba, tanto per farvi capire. Trent'anni prima, nel 1891, Grebeau e Arresì avevano scavato ad Erel Bahri il secondo cachet di Erel Bahri con 156 mummie e 660 parti di sarcofago. Sapete in quanto? In cinque giorni. Questo per farvi capire come l'archeologia era cambiata. Si può dire che qui l'archeologia comincia ad avere una serie di problemi che abbiamo noi oggi. Innanzitutto, come si forma la squadra? Dove trovare subito, immediatamente la squadra? Bisognava scavare immediatamente la tomba. Beh, li trova lì vicino. Li trova al, um, ad er bahri dove c'era la villa del Metropolitan, e lui scrive a Liftgo, che è il keeper del Metropolitan, per dire Ma mi puoi dare i tuoi uomini perché gli serve un ingegnere, gli serve un fisico un chimico che sarà Lucas, gli serve un fotografo che sarà uh, Harry Barton che fa uh, più di 3.000 scatti che ora sono al Griffith Institute, gli servirà uh, un assistente che poi sarà Mace Lithgow e il direttore del Metropolitan dicono immediatamente di sì perché pensano che tutto questo sarà ovviamente ricompensato dalla distribuzione del, um, um, dei beni. Carnavon pensa anche a come finanziare la missione e fa il primo errore fondamentale, ovvero pensa di vendere i diritti della scoperta della tomba di Tutankhamon al Times e di dare ogni giorno, in esclusiva al Times, le foto e i resoconti di quanto si era trovata. Pensate quanto inadeguata fu questa scelta. Io dico sempre, mutatis mutandis, cerchiamo di capire. Pensate se succedesse. Nel nostro paese che viene trovata una tomba intatta di un imperatore romano, Augusto, da una missione straniera e che venga detto: i giornalisti italiani non possono entrare, entreranno solo i giornalisti stranieri. Questo comincia ad accreare dei dissapori fortissimi. Non solo da tutto il mondo cominciano ad arrivare i turisti, i turisti vogliono vedere le teste coronate, eh, non solo il re dell'Egitto, ma le teste coronate europee, la regina del Belgio si precipita. E Carter comincia ad essere molto nervoso. Guardate gli spazi angusti in cui deve scavare, deve catalogare tutto. Ogni, e lo descrive nei suoi tre volumi, deve prendere delle scelte in continuazione perché quando apre i cofanetti trova eh, i tessuti che si stanno disgregando e quindi deve scegliere ogni volta devo salvare i tessuti o devo salvare il, la rappresentazione, il modello decorativo delle perline. E come posso fare? Devo usare della paraffina liquida, devo consolidare, questo porterà a delle modificazioni eh, cromatiche. E Lucas lo assiste lo assisterà passo passo tanto che proprio grazie a quell'esperienza scriverà poi un volume fondamentale ancora oggi sui materiali dell'antico Egitto poi ogni volta che erano stati documentati disegnati restaurati dovevano essere messi in sicurezza e portati fuori Guardate qui, ad esempio, vengono tutti numerati il magnifico ehm, eh, trono che si trova al Museo del Cairo. Guardate la difficoltà perché era tutto molto e compresso. Non solo essendoci stati due furti, lui poteva anche vedere chiarissimamente come c'era stato un tentativo poi di riordino fatto molto in fretta e ha trovato perfino una uh, specie di fazzoletto eh, in cui, cui all'interno vi erano. Eh, due anelli che erano stati probabilmente gettati da un lato da dei saccheggiatori che furono sorpresi dagli ufficiali, probabilmente dai megiai, dalle guardie di polizia che sorvegliavano la necropoli. Ebbene, eh, capite quindi la difficoltà di operare lo scavo e pensate di avere i turisti. Allora Carter decide di eh, dedicare un giorno, il martedì. È l'unico giorno in cui lui permette eh, ai turisti di entrare, ma le cose si fanno sempre più tese. Soprattutto questa cosa del Times eh, diventa un motivo di scontro abbastanza importante sia con le autorità egiziane sia con un suo vecchio collega che Arthur Weigel, che aveva lasciato l'egittologia, che lavorava come corrispondente per il Daily Mail, che aveva scavato però la tomba KV55 ed essendo stato un collega di Carter si aspettava un trattamento diverso, invece anche lui viene messo alla porta perché solo il Times può entrare. Nel cosiddetto annesso si trovano i meravigliosi carri che poi alla fine della conferenza vi farò vedere perché adesso l'Egitto sta preparando questo nuovo allestimento meraviglioso in quello che si dice sarà il museo più grande al mondo, il Grand Egyptian Museum. E guardiamo finalmente nel febbraio del 23 Carter che toglie la porta che separa l'anticamera dalla camera sepolcrale. Pian piano la porta viene tirata giù, si vede il primo naos eh, eh, dorato che contiene uno dentro l'altro i vari sarcofagi, vedete i guardiani vengono impacchettati e portati fuori, restaurati, c'è Lucas all'opera, di nuovo Lucas all'opera qui, e loro utilizzano la KV6 che è, è la tomba di Ramses IX come loro oh, luogo oh, da pranzo. Devono poi, a partire dalla prima stagione, costruire una decoville che permetta il trasporto dei reperti. Pensate, dalla Valle dei Re al Nilo ci mettono nove ore, perché devono, eh, sono dei binari mobili che devono essere messi, pensate alla temperatura, la, la missione il primo anno eh, finisce eh, ad aprile del 23, poi portano tutti gli oggetti che vengono poi portati in queste casse al Cairo. Torniamo un attimo nella Camera sepolcrale che ci ha permesso per la prima volta di capire una serie di cose. Pensate al nostro papiro sulla tomba di Ramses IV, studiato. Da Carter, volle il caso, e da Gardiner nel 1917, in cui non avevano capito qual era la rappresentazione al centro, pensavano che fossero dei gradini che scendevano sul fondo del quale fosse posto il sarcofago. Non avevano capito che erano invece delle cappelle che contenevano l'uno all'altro. Lo capiranno ovviamente nel momento del, eh, eh, del funerale. Questo è scusate della scoperta, questo è il momento del funerale in cui il eh, sarcofago di eh, Tutankhamon viene portato di fronte alla tomba, si, in una scena si vede anche il rituale dell'apertura della bocca e il sacerdote che ufficia il rituale non è il figlio di Tutankhamon perché probabilmente quel passo di Shupuliliuma che vi ho letto prima si riferisce a anche Senamon, alla vedova di Tutankhamon che scrive al re Tita, che gli chiede di avere un principe perché dice: Sono in pericolo, non ho più nessuno. Mio marito non mi ha lasciato figli, vieni per poter essere il mio Signore. Ovviamente, come vi ho detto, Sciupiu aspetta, manda un'ambasceria. Alla fine decide di mandare suo figlio Zananza che doveva diventare il nuovo re dell'Egitto ma Zananza viene intercettato probabilmente dalle truppe di Horemeb e ucciso in Levante. Ecco quindi che eh, colui che succederà a, 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 Ken, a, a Tutankhamon è Ai e che qui presenta e um, ufficia come sacerdote Sem. Peraltro lo studio che è stato condotto sui resti botanici Permettono e varie altre considerazioni di pensare che Tutankhamon probabilmente sia morto in estate e che il suo funerale sia avvenuto in tarda primavera. Ma immaginatevi di nuovo di essere Carter e immaginatevi questa scena, eh, che ovviamente è una foto oh, montata, è un montaggio, nel senso che ovviamente non era il momento, il primo momento in cui Carter apriva queste cappelle dorate come sappiamo l'aveva già fatto il 26 novembre, l'aveva già fatto qualche mese prima, e il momento in cui finalmente vede i sigilli, vede che la, la, dalla seconda cappella in poi sono ancora sigillate, vede che si contengono l'una dentro l'altra e da ultimo lo intravediamo, questo sarcofago in quartzito. Il sarcofago doveva... Eh, venire aperto oh, l'anno successivo di scavo, nell'inverno del 24. Tutto è pronto, il coperchio viene sollevato, si vede peraltro che il coperchio è rotto ed era stato riparato in antico. Carter nota anche nello smontaggio delle eh, varie cappelle dorate che esse erano state montate piuttosto in fretta ed alcune montate anche in modo sbagliato perché la decorazione non seguiva l'ordinamento oh, rituale. Una volta sollevato il sarcofago e visto all'interno i vari sarcofagi, comincerà per Carter uno dei, pro, dei momenti più difficili. Siamo nell'inverno del 24, Carter apre il sarcofago e decide per il giorno dopo di ehm, invitare le mogli di tutti i suoi collaboratori a vedere la camera sepolcrale. Questo irrita profondamente gli egiziani che ritengono che lui non possa disporre della tomba così come voleva. E ripeto, pensate cosa succederebbe se fosse successo nel nostro paese. E Carter si offende moltissimo e, e scrivono una lettera di protesta alcuni archeologi importanti, Gardiner, Newberry, Prestet. E questo crea ancora più dissapori, soprattutto nei confronti del ministro dei, dei lavori pubblici, Morcos Hanna. Eh, Lacò, direttore generale delle Antichità, scrive a Carter le disposizioni del governo non si commentano né si discutono, si obbediscono. Carter, eh, siamo nel 13 novembre, sospende i lavori, eh, scusate il 13 febbraio, il 20 febbraio Verrà allontanato dallo scavo, dalle guardie e non potrà più scavare. Lui farà ricorso alle cosiddette corti miste. In Egitto all'epoca esistevano le corti miste, fatte da, da metà europei e metà egiziani, giudici che si dovevano eh, esprimere su fatti di ingiustizia che potevano essere accaduti a cittadini eh, egiziani ed europei. Ebbene, Cart sceglie come avvocato, altra scelta pessima, Maxwell. Maxwell, due anni prima, aveva intentato un processo contro Morcos Hanna, adesso Ministro dei Lavori Pubblici. Ehm, chiedendo oh, la pena capitale. Capite che il Ministro dei Lavori Pubblici non era proprio orientato positivamente rispetto a questo, poi loro fecero addirittura un errore in traduzione, cioè dissero il fatto che la Direzione Generale dell'Antichità, il Service des Antiquités, abbia tolto lo scavo a Carter e, e lo voglia affidare a qualcun altro, costituisce un furto. Beh, questa parola uh, che in realtà è, è un errore di traduzione dall'inglese all'arabo perché in realtà eh, il testo inglese diceva costituisce un atto illecito, viene tradotto poi come furto, che è un qualcosa ovviamente inaccettabile, che eh, fa fermare i lavori, viene allontanato dalla necropoli e quindi Carter lascia l'Egitto e va eh, negli Stati Uniti. Verrà Prima in Inghilterra ricevuto da Giorgio V, negli Stati Uniti viene ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti invitato alla Casa Bianca. Beh, otterrà nel suo tour di lectures nelle, negli Stati Uniti l'unico riconoscimento accademico che lui avrebbe mai voluto perché non aveva un'educazione uh, accademica vera e propria, ovvero la Yale University gli, conseg gli consegnerà un dottorato honoris causa. È l'unica università nessuna università inglese. Pensate che Carter di questo ne soffrì tutta la vita, perché i colleghi sì lo volevano aiutare, Gardiner sì gli aveva offerto aiuto, Brestet sì gli aveva offerto aiuto, però poi fra di loro commentavano certo che era strano che una delle scoperte archeologiche più importanti fosse stata fatta da colui il quale non aveva né una laurea né un dottorato da una blasonata università inglese. E questo per Carter rimarrà fino alla fine una... Segno di difficoltà e di dispiacere, alla fine della sua vita lui deciderà addirittura di non frequentare più eh, egittologi e non arriverà mai alla pubblicazione. Pensate che la, la tomba di Tutankhamon non ha una pubblicazione scientifica perché lui non si sentiva di cimentarsi da solo in questo, non accetta in un primo momento eh, l'aiuto. Dopo la sua morte, eh, alcuni egittologi chiesero al servizio di santichità 30.000. Eh, pounds per farne una pubblicazione, ma la pubblicazione purtroppo non arrivò. Le corti miste alla fine cambierà il primo ministro, cambierà il ministro dei lavori pubblici, ci sarà un ministro più incline a Carter, decideranno in favore di Carter, ovvero non decideranno. Diranno che il, um, il tribunale non si poteva esprimere su una questione amministrativa che riguardava il servizio esantichite. A quel punto la Co era libero per ridare eh, eh, lo scavo a Carter. Era libero anche perché nel frattempo lui aveva chiesto. A Una serie di egittologi: se c'era qualcuno che volesse prendersi sulle spalle lo scavo, ma nessuno aveva osato e il service non aveva le possibilità nemmeno economiche per farlo. Gli scavi quindi riprenderanno nel 25, e nel 25 subentra un altro problema enorme: si aprono i vari sarcofagi. C'è un sarcofago in quarzite, e poi all'interno ci sono tre sarcofagi, uno in legno dorato. Guardate con quelle coroncine attorno all'ureo. Carter, che, scrive, che è figlio del suo tempo e che scrive all'inizio del Novecento, commenta nel suo oh, primo volume, ehm, dice questo era l'ultimo segno di pietas che la moglie lasciò nel momento del funerale. Ci sono delle pagine in cui si lascia molto trasportare sul fatto che questo giovane ragazzo fosse morto e che la moglie l'aveva accompagnato nel suo viaggio finale. C'è questa foto famosissima di un carter eh, pensieroso, pensieroso perché probabilmente aveva già visto il problema che lo aspettava. Una volta tolto il sarcofago esterno in quarzite, poi il primo sarcofago antropomorfo, c'era un sarcofago intermedio, che è questo, con queste tessere eh, policrome, che fra l'altro è il sarcofago che ricorda moltissimo il sarcofago di Smenkare, quello trovato nella KV55. E nota già in questo sarcofago che vi era dell'unguento che era fuoriuscito. Il sarcofago interno, che è un sarcofago dorato in oro massiccio, era completamente coperto di nero. Allora si decide di alzare i due sarcofagi, poi di aprirli e guardate appunto il sarcofago interno, quello in oro massiccio, vedete che ha questo nero. Che lo copre e una volta aperto questo nero diventa ancora molto più visibile. Cos'era? Cos'era successo? Beh, per la prima volta troviamo un fenomeno che non avevamo mai visto in una tomba regale. Probabilmente durante il funerale la moglie, anche se Namon, aveva versato degli unguenti all'interno del sarcofago. Gli unguenti erano stati talmente tanti, però, da creare una specie di eh, sostanza solida che imprigionava il corpo e imprigionava poi il, eh, il resto del sarcofago. E quindi Carter come doveva fare? Si decide come prima cosa di tirare fuori il sarcofago intermedio e il sarcofago interno. Ci vogliono dieci... Eh, aiutanti per fare questo, ha un peso enorme, e si decide di lasciarlo al sole a 65 gradi perché questa sostanza si cioè, arriva a raggiungere 65 gradi, essendo esposto al sole e, e, per più di 8 ore, però questo non porta ad ammorbidire sufficientemente questa sostanza. Decide allora di usare delle lampade a gas primus e di scaldare dei coltelli sulla uh, fiamma ossidrica per cercare di liberare il corpo. A partire dal 28 novembre, due anatomopatologi, uno inglese Douglas e uno egiziano Hamdi, decidono di fare una dissezione del corpo. Adesso quello che vi sto raccontando è forse la storia più triste di tutto ciò che avvenne. La dissezione significa prima versare della paraffina liquida sulle bende, di modo che possano essere compatte, poi di cominciare a fare dei tagli sulle bende. Mentre fece questi tagli vennero alla luce più di... 300 amuleti disposti secondo il capitolo 156 del Libro dei Morti. C'erano delle parti però molto difficoltose in cui la resina non si riusciva a staccare, la parte ad esempio delle braccia e per un momento tu, eh, Carter si fermò, cioè Douglas e Hamdi si fermarono perché per liberare gli oggetti e la prossima volta che andate al Cairo vi prego di rifletterci, perché tutti noi siamo sempre stupiti e ammutuliti dalla bellezza di quei magnifici gioielli che vediamo all'interno della Camera del Tesoro del Museo del Cairo, ma i gioielli ovviamente adornavano il suo corpo, adornavano le varie parti del corpo, avevano un significato apotropaico, erano lì per proteggere il corpo trasfigurato di un faraone che era Dio e che aveva avuto questo rituale perché potesse continuare a vivere in eterno. Il momento tragico... Arrivò l'11 novembre, si bisognava cercare di staccare la maschera. La maschera era completamente però aderente al fondo dove c'era questa sostanza sviscosa solida che nonostante loro, loro avessero usato le lampade dei Primus non riuscivano a staccare e quindi fu presa la decisione più atroce che fu quella di decapitare Tutankhamon, unico modo per farlo uscire dalla maschera e poi liberare la maschera. Allora voglio interrompere un attimo le mie parole e eh, commentare questo con un'installazione che abbiamo questo, in questo momento e ringrazio Paolo del Vescovo per aver portato alla mia attenzione ehm, il lavoro di una bravissima artista Sara Sallam e eh, di avermi dato la possibilità di poterlo esporre qui. Perché le sue parole... Eh, sono per me molto significative. per chi di voi non l'avesse visto vi invito nella saletta qui dietro di entrare e di vedere la riflessione che Sara Sallam vuole fare lei parte dalla preghiera che vi è sul retro della maschera di Tutankhamon, preghiera che ricorda come il corpo trasformato e trasfigurato del faraone non sia più il chiat, non è più un cadavere ma è su so stesso immagine vivente del Faraone che è entrato all'interno della, della tomba, entra a far parte del periplo del Dio Sole e quindi assieme al Dio Sole garantisce che Maat, che la giustizia possa vivere nella terra. Allora, con le sue parole voglio commentare quello che è successo, perché lei è riuscita a dare voce, come sanno fare gli artisti, interpretando e declinando anche con un certo pathos, eh, dando ragione a questo evento tragico. Vi voglio anche dare. Un altro ho dato, la testa così eh, decapitata fu poi ricomposta nel 1926. Il corpo fu coperto da un telo e messo all'interno del sarcofago, chiuso, così come Carter fin dall'inizio aveva detto. E questa foto fu fatta circolare molto poco perché una testa mozzata, mostrata quasi fosse una, um, una statua. Ebbene. Il corpo poi rimase all'interno della tomba e non venne più visionato né aperto fino al 1968, quando la BBC fece un documentario Tutankhamon Post Mortem. E andando nella tomba aprirono il sarcofago e trovarono che la situazione era molto peggiorata. Perché negli anni 40, durante il secondo conflitto mondiale, Probabilmente forze alleate, soldati, non sappiamo. Probabilmente, peraltro, durante un'epidemia di malaria devastante che aveva coperto, ehm, colpito gli abitanti di Gurna, perché dei soldati che erano venuti dal Sudan avevano portato una variante di malaria che si diffuse molto velocemente nella eh, valle del Nilo e colpì in modo oh, letale la popolazione. Probabilmente, delle truppe degli alleati entrarono nella tomba di Tutankhamon e eh, ne abusarono nel senso che trovarono la mummia ancora più a pezzi, con pezzi che non si trovano più, lo sterno, lo scroto. Pensate poi che negli anni successivi, quando si decise che la mummia di Tutankhamon dovesse essere analizzata, un anatomo patologo inglese fece staccare due dita dei piedi per portarli poi in Inghilterra per analizzare il, ehm, il ehm, gruppo sanguigno. Quindi anche con questa consapevolezza, anche con la consapevolezza a volte è una domanda che noi tutti ci facciamo, dove si ferma la scienza, fino a dove dobbiamo andare, abbiamo di fronte dei resti umani, in questo caso dei resti umani intatti. Non mi sento di giudicare fino in fondo perché è molto facile oggi, cento anni dopo, dire come opereremmo noi. Ci dobbiamo chiedere se noi fossimo stati lì cento anni fa, avessimo avuto davanti il... Corpo e avremmo deciso di non vedere la maschera, avremmo deciso di non vedere quei gioielli. Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo chiedere. Io in piena sincerità non sarei ipocrita se vi dicessi sì, certo, avrei deciso per il mantenimento de del corpo. È una domanda etica che tutti ci dobbiamo porre, che forse però ci può indirizzare nelle azioni che facciamo. Allora fatemi ricordare tutto questo con le parole di Sara Sallam. Il mio occhio destro è la barca della sera, il mio occhio sinistro è la barca del mattino. Ricordo ancora quando hai aperto per la prima volta il mio sarcofago. Ti ho sentito dire che era un grande giorno per la storia dell'archeologia. Non ero sicuro di cosa significasse, ma la tua voce era piena di eccitazione. Dopotutto avevi passato due anni a farti strada nella mia tomba, due lunghi anni in cui mi sono chiesto ansiosamente quali fossero le tue intenzioni. Tu hai aperto il mio sarcofago e la prima cosa che hai detto è stata dobbiamo liberare la mummia del re. Potevo sentire la tua morsa sul mio corpo indifeso mentre cercavo in vano di sollevarmi. E ho cercato di dire che non volevo essere liberato, non voglio essere liberato. Ma la mia voce non poteva essere udita. Eri infastidito dal fatto che la resina che la mia famiglia aveva versato sul mio corpo mi stesse proteggendo. Il materiale, simile alla pece, come tu l'hai descritto, mi stava tenendo attaccato al mio sarcofago, causandoti frustrazione perché non riuscivi ad estrarre la mia maschera d'oro. E così tu hai trascinato il mio sarcofago fuori dalla mia tomba e hai sperato che il calore del sole ammorbidisse ammorbidis la mia resina. Hai aspettato e aspettato, ma il sole non ha voluto tradirmi. Per un attimo ho pensato che ti saresti arreso e che sarei potuto tornare di nuovo al mio beato sonno. Al contrario, hai fatto una prima incisione sul mio petto e hai cominciato a rimuovere strato dopo strato le mie bende. Bende che con tempo erano state intrise dalle lacrime di coloro che avevo lasciato. Le mie sopracciglia sono quelle degli dei, la mia fronte è quella del dio dei morti a testa di sciacallo. A partire dai miei piedi fino ad arrivare alle mie spalle, mi hai denudato fino a raggiungere la pelle. I suoni della lacerazione e dello strappo delle mie bende di lino ancora tormentano i miei sogni. Durante ogni taglio che hai fatto, ho potuto sentire il freddo della tua lama. Hai aspettato e aspettato, ma il sole non ha voluto tradirmi. Io lo trovo molto poetico, questo riferimento al sole, il sole di cui il sovrano è Sara, è appunto figlio del Dio Sole. Per un attimo ho pensato che ti saresti arreso e che sarei potuto tornare di nuovo al mio beato sonno. Al contrario, hai fatto una prima incisione sul mio petto e hai cominciato a rimuovere stato dopo stato le mie bende. Bende che con tempo erano state intrise dalle lacrime di coloro che avevo lasciato. Le mie sopracciglia sono quelle degli dei, la mia fronte è quella del dio dei morti a testa di sciacallo. A partire dai miei piedi, fino ad arrivare alle mie spalle, mi hai denudato fino a raggiungere la pelle. I suoni della lacerazione e dello strappo delle mie bende di lino ancora tormentano i miei sogni. Durante ogni taglio che hai fatto, ho potuto sentire il freddo della tua lama insieme alle mie bende hai rimosso tutti gli oggetti sacri che mi stavano proteggendo durante il mio sonno li hai etichettati, misurati e descritti in ogni minimo dettaglio nel tuo diario di scavo e poco dopo hai fatto la stessa cosa con le mie ossa ma questo non era abbastanza poiché era ancora smanioso di vedere il mio volto un martello e uno scalpello come ha potuto quel pensiero anche solo passarti per la mente Dovevi esserti dovrei esserti grato per averci ripensato a causa delle fragilità delle mie ossa o questo non ha più avuto importanza poco più tardi, perché ti ho visto scaldare i tuoi coltelli, il calore, potevo sentire il calore. E i coltelli stavano graffiando il mio sarcofago e raschiando la mia maschera e dietro la mia testa. Ho pregato finché la resina non si sciogliesse, ma il calore, essa non ha potuto rifiutarsi di obbedire. E così alla fine mi hai liberato, fuori dal mio sarcofago e fuori dalla mia maschera. Infine ho guardato te che mi guardavi». Non hai battuto ciglio quando hai iniziato a recidermi il collo, la mia testa mozzata ora stretta nelle tue mani, l'hai appoggiata in posizione verticale, l'hai fissata su una tavola di legno e hai cominciato a fare una nuova indegna maschera funeraria. Raffinato e colto hai scritto come una delle tue ultime osservazioni prima di lasciarmi per un anno, sbendato, solo e a disagio nella mia stessa tomba ormai vuota, ho chiuso gli occhi e ho continuato a pregare. Il mio occhio destro è la barca della sera, il mio occhio sinistro è la barca del mattino, le mie sopracciglia sono quelli degli dei, la mia fronte è quella del dio dei morti a testa di sciacallo, la mia nuca è quella del falco, dio del cielo, le mie dita sono quelle del saggio, dio della luna, e le ciocche dei miei capelli sono quelle del dio creatore, artefice di tutte le cose. A fianco, di fronte alla, um, agli, ai naui eh, dorati che custodivano le spoglie mortali, vi era questo guardiano che custodiva il tesoro. Il, eh, il guardiano era ovviamente Anubi, che era su, una, uh, su un naos ligneo, che vedete è appoggiato sulla soglia con le due aste che venivano utilizzate perché fosse portato. Lo studio del tesoro e lo studio della disposizione della Camera Sepolcrale fece concludere Carter che dopo il funerale ci vollero molti giorni, forse settimane prima che la tomba potesse essere chiusa perché tutto questo lavoro doveva essere lasciato lì. Pensate che proprio di fronte, fra le due aste, è stata trovata ancora una torcia che è stata lasciata lì dagli operai, che era stata accesa. I guardiani che erano all'interno del Naos e uh, um, all'interno di eh, due piccoli sarcofagi sono stati trovati lì due feti, uno che probabilmente era eh, di sei mesi e uno che era superiore ai sette mesi di gestazione e sono, ehm, appartengono a, a, a Tutankhamon, sono figli di Tutankhamon e di Anche Senamon. Questo è il sarcofago e questi sono oh, i sarcofagi che sono stati, quello esterno e quello intermedio, che sono stati portati al Cairo. La grande discussione oggi è... Cosa avverrà delle spoglie mortali di Tutankhamon? Deve restare come ultimo faraone all'interno della tomba che è stata costruita per lui perché lui lì potesse vivere in eterno. Oppure troverà posto all'interno del Grand Egyptian Museum, il museo, uno dei musei più grandi d'Africa, eh, un museo voluto fortemente, un museo anche molto identitario. E guardate il sarcofago intermedio come ricorda anche la struttura il sarcofago di Smencare. E la splendida maschera, dopo questo trattamento che abbiamo letto, anche la maschera era in condizioni precarie. Lucas dovette lavorare due mesi e mezzo per riposizionare tutte le tesserine che ovviamente erano saltate con il caldo, perché una volta tolta la testa si decise di intervenire in maniera ancora più massiccia. Il sarcofago fu portato fuori, rovesciato, coperto da lastre di zinco e con delle coperte in ta, in, eh, bagnate, di modo da non raggiungere la temperatura dello zinco. E poi con la fame ossidrica si cominciò a lavorare per togliere tutta quella resina che era rimasta sul fondo e poter liberare la maschera. Questi sono eh, in, è il Naos dorato eh, che contiene il i bellissimi vasi canopi che sono stati eh, profondamente studiati da marca Bold e che probabilmente appartengono a Nefer Neferu Aten e eh, fra l'altro come vi ho detto su ben 2800 oggetti si trova il nome di Nefer Neferu Aten quindi probabilmente di Nefertiti. Vi faccio vedere alcuni degli oggetti meravigliosi che fanno parte eh, del corredo: i due guardiani, questo, oh, il giovane Tutankhamon con un ar arpione in mano. Anche su questo giovane Tutankhamon c'è grandissima discussione: è Tutankhamon o è Nefer Neferu Aten? Guardate il seno che sembra essere pronunciato, e ehm, Margabold propende appunto per un'attribuzione a Nefer Neferu Aten il magnifico trono eh, dove c'era il nome Tutankhaten, eh, l'immagine vivente dell'Aten. E poi Tutankhamon entra nella storia, entra nella storia eh, questo sovrano di cui sappiamo pochissimo, le cui eh, eh, notizie biografiche sono scarsissime, di cui non sappiamo nemmeno con certezza chi fosse il padre, chi fosse la madre. Diventa una delle personalità, come ha ben descritto nel suo recente libro Christina Riggs. Una delle personalità più conosciute del nostro tempo. Forse Tutankhamon è diventato quasi uno di noi, è, è a dialogo con noi, è una persona che continua ad influenzare pesantemente. Lo attestano tutte le volte che si fa una mossa su Tutankhamon, è un successo. Allora. Vi voglio far vedere l'immagine con cui il British Museum ha annunciato la morte di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, e lo ha annunciato con questa foto: una foto in cui eh, il sovrano Tutankhamon per la prima volta nella sua vita incontrava un altro sovrano, perché durante la sua vita non incontrò mai altri sovrani. E eh, nella, mo nella mostra importantissima fatta nel 1972 al British Museum, la mostra con più successo di tutti i secoli. Pensate che prima della chiusura eh, la gente faceva fino a 72 ore di fila per poter entrare in mostra. Dormivano sotto le tende per poter vedere il tesoro di Tutankhamon che è uscito. Peraltro, ehm, la maschera, il trono, i sarcofagi di Tutankhamon non possono più uscire dall'Egitto per una norma di legge. Nel 1983, questo fa parte del patrimonio identitario. In questa storia, abbiamo visto, si intersecano due storie: si interseca la storia di questo bambino, che conosciamo paradossalmente grazie alla sua morte, si interseca anche la storia di Howard Carter, il quale, sebbene al suo funerale il 2 marzo del 1939, morto per un linfoma di Hodgkin non avesse neanche un egittologo presente volle che sulla sua lapide fosse scritto Howard Carter Egyptologist lo volle fortemente perché quello era un riconoscimento che l'accademia non gli aveva dato l'aveva sempre un po' guardato dall'alto in basso lui era un egittologo fino ad un certo punto, non aveva quei titoli blasonati che altri avevano, come vi ho ricordato solo Yale gli diede un uh, dottorato onorario. Gli ultimi anni di Carter sono degli anni in cui all'inizio lui continua ad andare in Egitto passa del tempo a casa Carter, poi va al Winter Palace e i turisti sono molto interessati di vederlo, gli chiedono qual è stata la sua esperienza e lui ogni tanto dice che sta per partire per un'altra missione, che vorrebbe tanto trovare la tomba di Alessandro Magno. Cerca di eh, far partire la pubblicazione che però mai partirà. E fa da mentore ad alcuni giovani egittologi una volta tornato a Londra. Era una persona socievole, gli piaceva la vita di società, ma evita gli egittologi dai quali non si è mai sentito accettato. E però voglio concludere con il futuro. E il futuro è questo, il futuro è un grande museo che sta per essere aperto. Queste sono immagini del magazzino, dei laboratori di restauro, magnifici laboratori di restauro che ci sono al, uh, al Grand Egyptian Museum. Guardate uno dei letti che è restaurato, guardate questo meraviglioso carro che eh, i colleghi hanno restaurato ancora con le legature in cuoio, dove stanno ricomponendo tutti gli oggetti, tutto ciò che è stato trovato, i eh, parti dei remi che erano sulla parte, de, sulla parte alta di dove si trovava il sarcofago, perché sta sorgendo, ma adesso è eh, praticamente concluso, il Grand Egyptian Museum che sarà un museo a cui l'Egitto tiene molto, la cui metà sarà dedicata semplicemente all'esposizione dei 6.000 oggetti provenienti dalla tomba di Tutankhamon. I lavori architettonici sono finiti, eh, l'inaugurazione dovrebbe avvenire quest'anno, all'interno è stata portata la eh, colossale eh, statua di Ramses II che si trovava a Midam Ramsis dove c'è la stazione dei treni, vedete che svettono eh, una Bandiera egiziana e una bandiera giapponese perché il Giappone ha dato un grande contributo e un'assistenza sia tecnica sia economica per portare a compimento questo lavoro. Ci sarà una uh, sala monumentale di 32 metri che sarà dedicata alla regalità antico-egizia e al culmine della, di questa scala c'è una grande vetrata che permette di vedere le piramidi e poi il museo si divide in due, da una parte c'è Tutankhamon e dall'altra c'è una narrazione cronologica. Dov'è la maschera in questo momento? La maschera è al Museo di Tahrir e posso dire che siamo lieti che eh, in piccola parte di aver dato un piccolo contributo come Museo Egizio perché eh, in questo momento di transizione in cui il Museo di Tahrir viene man mano svuotato dagli oggetti e si prepara il nuovo allestimento, il Museo Egizio ha partecipato con il Neues Museum, con il British Museum, con il Rijksmuseum di Leiden, con eh, il Louvre eh, a un consorzio eh, di collaborazione con eh, i colleghi del Ministero delle Antichità e del eh, museo e assieme abbiamo oh, deciso di fare un allestimento temporaneo, visto che c'è stato un slittamento rispetto alla data di apertura del Grand Egyptian Museum e eh, provvedere dove vi era la sala del tesoro di Tanis a delle nuove vetrine perché il tesoro di Tutankhamon fosse lì. Vi chiedo... Uh, Dopo la lezione di stasera, quando tornerete al Cairo, di pensare anche come sono stati liberati quei gioielli. Quindi sì, grande stupore, grande ammirazione, eh, ma ricordiamoci anche che per liberare la maschera Tutankhamon è stato letteralmente decapitato. Ecco il magnifico trono che adesso si trova di fronte eh, nel corridoio che è di fronte ehm, alla stanza dove eh, tradizionalmente vi era il tesoro. Di Tutankhamon e tutto pronto a partire per il Grand Egyptian Museum. Il trono e la maschera saranno, nella volontà del ministero, esposti fino al giorno prima al museo di Tahrir perché poi possono essere fruiti immediatamente il giorno dopo al museo del Cairo. Quindi probabilmente ci sarà una grande processione che li porterà al Grand Egyptian Museum, alle piramidi, ma resteranno sempre visibili. Quello che ci rimane oggi è. Fare l'unica cosa che possiamo ancora fare, cercare di eh, adeguarci al rituale funerario antico egiziano e pensare che eh, quello che è stato distrutto con l'archeologia forse può vivere solo grazie alla ricerca e al ricordo. L'unico modo di Sa'anch Renef di far vivere il suo nome è quello di continuare a. A pronunciarlo e di continuare ad interrogarci su questa cultura materiale che ci ha permesso di aprire almeno in parte il velo su un periodo così interessante. Grazie. Se ci fossero domande o curiosità, io sono a disposizione, sempre che io sia in grado di rispondere. Il corpo di Tutankhamon in questo momento è a Luxor e si sta ancora, ci sono appunto due visioni diverse rispetto alle quali cioè, la visione di coloro che vorrebbero che appunto il corpo potesse andare poi assieme al suo corredo al Grand Egyptian Museum e alcuni che ritengono che, e soprattutto la popolazione locale, gli abitanti di Luxor, ci tengono molto che resti all'interno della sua tomba. Prego. Bene, allora, se non ci sono altre domande, vi ringrazio e arrivederci.